Il territorio è da sempre un riferimento essenziale della programmazione dei fondi strutturali e, in generale, degli interventi pubblici di investimento. Scegliere una scala adeguata consente di definire con maggiore efficacia i risultati attesi, declinandoli in obiettivi specifici, cosa si vuole ottenere, azioni da realizzare, attraverso quali interventi concreti si intende agire, indicatori di valutazione degli impatti, come osservare gli effetti delle politiche. Definire un territorio non è solo un atto amministrativo. Individuare con precisione i confini di intervento consente di ottenere economie di scala, aggregazione dei destinatari, di scopo, possibilità di agire contemporaneamente su obiettivi diversi con gli stessi mezzi, e generale esternalità positive, creazione, attraverso opportune modalità di azione, di condizioni favorevoli alla realizzazione di altre politiche. Il territorio è il contesto chiave per integrare l'apporto dei fondi strutturali in azioni di sistema, volte ad agire in modo coordinato e convergente su diversi fronti, per il raggiungimento di un risultato effettivamente strutturale. Il territorio deve essere inteso come la naturale dimensione di riferimento della programmazione partecipata, con il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali, degli organi di rappresentanza economico-sociale e degli attori della società civile in esso operanti. I nuovi regolamenti dei fondi rafforzano l'attenzione sulla dimensione territoriale, proponendo un nuovo strumento denominato ITI, Investimento Territoriale Integrato. Ad esso è possibile ricorrere nel caso in cui una strategia di sviluppo urbano, un patto territoriale o una iniziativa locale per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale richiedano un approccio convergente, che comporti investimenti da parte di più assi prioritari di uno o più programmi operativi. Gli ITI sono dunque trasversali alle linee tematiche dei singoli strumenti di programmazione, consentendo la convergenza fra un ampio insieme di azioni. È inoltre confermato il ruolo dell'FESR a supporto dello sviluppo urbano sostenibile, attraverso azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali, in coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020. La Commissione istituirà inoltre una specifica piattaforma per lo sviluppo urbano. Essa conterrà un elenco di 300 città, con un massimo di 20 città proposte da ciascuno Stato membro, selezionate sulla base della popolazione e anche in questo caso dell'esistenza di una strategia integrata.